Buon pomeriggio amici di Teleprima e di Gossip Mania, ben ritrovati al nostro appuntamento giornaliero con le chiacchiere, il gossip e tutto ciò che succede nel mondo della TV, del cinema, in Italia e non solo, poiché ormai ci spingiamo sempre più oltre, guardiamo oltre maniche, in America, in tutto il globo terrestre. Sì, ormai non ci sono segreti che tengono per noi, È assolutamente. vero, li scopriamo tutti. Ben ritrovata Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. Anche oggi, Elvira, abbiamo un sacco di argomenti. Ricordo un po' il paranormale di qualche Sì. giorno fa e parleremo anche, possiamo dire, dell'aldilà, anche se in maniera diversa, ovviamente sempre molto leggera, cose, situazioni e notizie che ci strappano sempre una risata e in questo periodo fa sempre bene. Sì, c'è bisogno, anche perché insomma, se non ridiamo noi di quello che i VIP fanno, insomma, non c'è più allegria e soprattutto loro poi non sono più VIP, quindi hanno bisogno, insomma, di essere sempre al centro dell'attenzione. Eh sì, poi ridono anche di se E stessi, quindi certo. giustamente proseguiamo anche noi su questa scia e lo facciamo anche noi. Iniziamo però parlando ovviamente come sempre d'amore, delle nuove coppie, ce ne sono veramente tantissime che neanche conoscevamo, però ci stiamo aggiornando su tutti i flirt del periodo e soprattutto su questi amori nascenti che in realtà sono nati un po' di mesi fa, però ovviamente con la pandemia anche i paparazzi, come spesso diciamo, sono in un periodo difficile perché è ancora più complicato riconoscere gli stessi VIP con mascherine, tutti imbacuccati per l'inverno e quindi molte cose stanno emergendo soltanto nelle ultime E settimane. loro sono anche molto contenti, almeno buona parte di questi VIP, perché possono anche avere degli intrallazzi extra e nessuno, insomma, può puntare il dito e dire è lui o è lei. È vero, è un periodo molto molto particolare, sicuramente felice per Matilda De Angelis, la nota attrice della quale abbiamo parlato anche nel periodo di Sanremo con un'ospitata, proprio se non ero, nella prima puntata del festival, durante la quale ha ottenuto tantissimo successo e che appunto è tornata ad amare, si è fidanzata seppur ben 7 mesi fa, ma appunto la notizia è soltanto di questa settimana con le prime foto dei paparazzi e il fortunato è il rapper Nait. Tu dirai, e chi E è? chi è? Però Giustamente. vabbè, non fa niente, insomma. E il fatto, sai qual è? Che abituati a parlare di Belen, che fa tutto veloce, non siamo abituati a vedere invece questi ragazzi che si tengono questi sentimenti per loro e che solo dopo 7 mesi portano tutto alla luce. Beh, chi è questo tizio? Nait è un rapper molto promettente, Ah! conosciutissimo tra i più giovani, quindi anche noi dobbiamo Eh assolutamente sì. aggiornarci e soprattutto è molto noto per i suoi testi, particolarmente romantici e poetici. Anche Matilde infatti si è innamorata di lui proprio per queste canzoni. Dice che in realtà non si conoscevano pur essendo entrambi di Roma e lo ascoltava in un CD in auto grazie al fratello che era già fan del noto rapper. Proprio per questa ragione poi 7 mesi fa si sono conosciuti anche casualmente a Roma e da lì si sono subito innamorati. Semplice. Ora bisogna vedere se è fortuna o sfortuna, perché insomma ci sono parecchi punti in comune e potrebbe essere per Matilde De Angelis, sai, la realizzazione di un sogno, forse più per il fratello, insomma, perché può finalmente toccare con mano questo amato cantante. Fatto sta che il romanticismo oggi è un po' cambiato, lo dobbiamo dire, quindi anche mettere il romanticismo in chiave di rima e quindi in rap fa pensare, sicuramente lo andrà ad ascoltare questo ragazzo. È vero anche perché sembra che tra i due quello romantico sia proprio lui. Infatti, in una lunga intervista, Matilda De Angelis si è raccontata non solo per quanto riguarda il suo carattere e il suo nuovo amore, ma anche sulla sua professione. Prima di tutto, ha raccontato anche di una parte della sua vita particolare: ha sofferto di anoressia, quindi ha parlato anche di questa problematica che poi ha brillantemente superato con un percorso però non privo di sofferenza e di difficoltà e soprattutto poi ha parlato anche che agli inizi della sua carriera soffriva della sindrome dell'impostore, cioè quella di non sentirsi mai all'altezza, di non sentirsi mai abbastanza e di non meritare quasi le cose belle che ti accadono sia nel mondo del lavoro
lavoro che nel mondo personale. Infatti ha detto: il mio primo film, Veloce come il vento, è nato un po' per caso, ho fatto un provino senza aver neanche mai studiato recitazione e sono stata fortunata a colpire subito i produttori, quasi non mi sentivo all'altezza e da lì una carriera fantastica anche in America. Infatti tra le ultime serie non solo Leonardo in distribuzione in queste settimane in Italia, ma anche The Undoing con Hugh Grant e Nicole Kidman, scena famosissima infatti di questo bacio saffico proprio tra Nicole Kidman e Matilda De Angelis. Diciamo che effettivamente quello che racconta Matilda De Angelis è un po' quello che si vive, almeno la maggior parte delle persone vivono, soprattutto quando sai, vedi attori e attrici che fanno un percorso, una carriera, una scuola completamente diversa rispetto invece all'esperienza, alle prime armi di una ragazza comune, perché alla fine insomma Matilda Hilda De Angelis è una bellissima ragazza, ma si mostra sempre molto genuina, quindi sì. È sicuramente questo il tratto che colpisce la maggior parte dei produttori, dei registi. E devo dire che fortuna e capacità però vanno di pari passo in questo caso, perché la prima apparizione ci può stare, insomma, l'abbiamo vissuta tutti, la paura della prima volta davanti a una telecamera, però sai, poi continuare su questa strada e migliorare è un qualcosa che poi dipende anche dalle passioni. Un po' sulla stessa linea di Luca Argentero, insomma, l'abbiamo conosciuto in un modo e poi è diventato un grande attore, quindi i due percorsi si incrociano da questo punto di vista. Sì, grande lavoro, infatti l'ha spiegato anche in questa intervista, che è una perfezionista, quindi ha studiato inglese per non ha avuto neanche il tempo di doppiarsi, quindi assolutamente tutto in lingua originale ed è veramente bravissima per chi come me ha la fissa di vedere le serie TV appunto in lingua originale, quindi assolutamente un'interpretazione senza sbavature, anche se ha risposto in maniera anche un po' piccata alle provocazioni su questo bacio con Nicole Kidman, perché ha detto ormai si parla solo di quello, però in realtà è stata una serie veramente bella e c'è tanto di cui raccontare. Ha detto forse è stata anche trampolino di lancio per la partecipazione a Sanremo. Sì, anche perché comunque si parla di Nicole Kidman, quindi non della prima che passa, e anche lei insomma credo che abbia avuto un po' di imbarazzo nel registrare questa scena, però ecco, è proprio questo il problema, che a volte ci si focalizza su quelli che sono i dettagli un po' più scandalosi piuttosto che sulla storia. Fatto sta che insomma questo trampolino di lancio c'è stato e sicuramente lei adesso riuscirà ad avere una carriera in questo settore, proprio perché, come ha ammesso stesso lei, insomma, sta cercando di migliorarsi quotidianamente, quindi sicuramente è un passo in avanti rispetto alle sofferenze iniziali, anche fisiche. Hai lanciato anche la tematica della bellezza, centrando in pieno ciò che ha detto, perché infatti ha confermato che lei ama mostrarsi in maniera naturale, quasi ha difficoltà a truccarsi troppo, ovviamente soltanto per esigenze lavorative, non ricorrerà alla chirurgia, anzi è contraria al momento alla stessa, e soprattutto lei nei mesi scorsi è stata protagonista anche di alcune campagne di body shaming, come abbiamo detto anche qualche settimana fa durante il lockdown, che ha mostrato in alcune foto sui social il suo viso con l'acne, proprio a dimostrazione che in realtà tutti hanno propri difetti, però l'importante è stare bene con se stessi ed accettarli. Sì, questo è un passaggio che avviene forse quando si diventa un po' più grandi, sì. Però ci sono alcune persone, soprattutto donne, che piuttosto che andare avanti tornano indietro, perché sai, la sindrome da Peter Pan le colpisce. Sicuramente insomma dire sono contro la chirurgia estetica, insomma, forse è un po' troppo. Si dovrà vedere, ovviamente ora è giovanissima, quindi ci può stare, bellissima, però insomma, ne riparliamo. Mai dire mai, soprattutto perché poi quando si va avanti con l'età e si è abituati a mostrarsi in un determinato modo, il tranello in cui si cade è proprio questo, cioè voler apparire sempre al meglio. Diciamo che sono pochi i casi nel panorama cinematografico di quelle attrici che erano e sono tutt'oggi belle nonostante qualche ruga in più. Mi viene in mente ad esempio Sofia Loren, che insomma è l'emblema della bellezza mediterranea e che è l'emblema anche a cui tutti aspirano, perché ovviamente insomma arrivare a quell'età in questo stato è sicuramente qualcosa di positivo. Però mettere i paletti già da adesso è un po' troppo. È un po' troppo, infatti bisognerà vedere in futuro cosa potrà accadere. Ha messo le mani davanti anche per quanto riguarda matrimonio
e figli, infatti già l'ha detto al povero Nahit, al momento non penso a nessuno dei due, non ne sento proprio l'esigenza nella mia vita, non vedo né il vestito bianco da sposa né i figli, però magari in futuro chissà. Diciamo che io un po' la comprendo, perché sono la pecora nera io della famiglia, perché insomma nella mia vita non ho mai avuto questo forte desiderio, sai, di diventare mamma, però tutti mi hanno sempre detto che poi andando avanti con l'età è un desiderio innato, quindi sicuramente verrà fuori. Però non di tutti è vero questo, eh? Quindi un po' la capisco, Matilde, insomma andare piano piano è sicuramente l'opposto di tutto quello che abbiamo visto in questi giorni. È vero, il risvolto della medaglia. Cambiamo intanto argomento, ma proseguiamo parlando di donne ed anche di momenti particolari. Infatti c'è chi un bel giorno, prima di addormentarsi, ha deciso di scrivere nel mezzo del cammin della propria vita il proprio testamento. È stata Alba Parietti che si è resa protagonista di un post sui social molto molto particolare, perché appunto ha scritto un vero e proprio testamento, seppur nella sua solita maniera molto ironica, sarcastica, ma soprattutto, cara Elvira, ha dato indicazioni ben precise. Prima di tutto, niente foto di lei d'anziana, quindi niente, solo ricordi di una pelle bella fresca e giovane, senza rughe. Seconda indicazione, niente tristezza, anzi qualche battuta, qualche aneddoto del passato, ma tutto rigorosamente divertente. Ma la cosa più bella è che lei ha stilato, ovviamente non l'ha pubblicata, ma l'ha stilata, una lista di persone che saranno ammesse allo stesso funerale, di persone che assolutamente non devono entrare. Diciamo che come idea forse è un pochino folle, soprattutto in questo periodo, insomma, è come se si tirasse i piedi da sola, però fa ridere anche il modo in cui ha voluto proporlo. Certo è che, insomma, renderlo pubblico così, insomma, alla mercé di tutti fa pensare, ed è sicuramente un modo per attirare l'attenzione. Insomma, sul persone ammesse, non ammesse, un po' la capisco, perché insomma nella vita, anche per il modo che ha di parlare, di esprimersi, ha raccolto parecchi rifiuti, parecchi odio, insomma. Però sulla foto da giovane, insomma, lì facciamo un po' discutere, perché potrebbe anche non essere riconoscibile da altri. Assolutamente, anche perché effettivamente mi immagino un brutto rapporto con queste persone, tanto da non volerle vedere neanche il giorno del proprio funerale, quindi arriviamo a livelli altissimi. Diciamo, giusto per onor di cronaca e di chiarezza, che non è impazzita Alba Parietti, almeno così non sembra, perché ha spiegato anche le motivazioni di questo gesto, dicendo che lei la sera prima di andare a dormire prende un sonnifero per riposare meglio, e quindi in questi momenti di dormiveglia a questi pensieri un po' particolari scrive cose delle quali poi non si ricorda e delle quali non si rende conto. Mi aspettavo più un racconto, le mie memorie, non un testamento, però insomma ci può stare, anche perché l'abbiamo detto, in questo periodo tutti riflettiamo su tutto, insomma è il periodo in cui mettiamo un punto ad alcune situazioni, tagliamo i rami secchi e andiamo avanti, quindi può anche essere, insomma, che sia stata, le sue memorie siano state poi portate sulla strada del testamento, perché si pensa poi a quello che può accadere dopo. Ognuno di noi immagina, anche a volte in momenti tristi, quello che potrà accadere dopo, e si dice sempre: al mio funerale non voglio che questa persona venga. Quindi da questo punto di vista, insomma, un po' la comprendo. Fatto sta che quando purtroppo si passa all'altro mondo, come si dice in gergo, tutti raccontano aneddoti e storie pazzesche, pur magari non avendo avuto un reale rapporto con la persona, quindi è abbastanza comprensibile come punto. Sì, effettivamente sarà anche il periodo, visto che semplicemente anche nei bollettini Covid si parla sempre di morte, di decessi, quindi effettivamente anche inconsciamente, in un momento dove magari si abbassano le difese come quello prima del sonno con il sonnifero, si può fare qualche ragionamento un po' più al limite. Sì, può capitare, insomma. Certo è che bisogna anche prenderla con il sorriso, perché purtroppo, insomma, non si può fare. L'ha detto. Non si può fare nulla in confronto a un qualcosa che è più grande di noi, quindi ci può stare. Però ecco, magari c'è ancora tempo, dai Alba, pensa alle cose belle, assolutamente, per il testamento e gli invitati al funerale ci sarà tempo. Noi intanto ci fermiamo per un pizzico di pubblicità e ritorniamo tra pochissimo.
Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, dopo il solito break veramente brevissimo di pubblicità, siamo pronte per parlare di altri due argomenti veramente fantastici e io inizio subito a bomba, poiché in settimana è successo qualcosa. È successo qualcosa, riavvolgiamo un attimo il nastro, ne abbiamo parlato già delle scorse settimane, della nuova fiamma di Andrea Damante, Elisa, che finalmente sono riuscita ad inquadrare. Avevo visto anche numerose volte al cinema o in televisione in numerose pellicole che poi ho visto, però la ricordavo più piccola d'età, anche perché veramente giovanissima, sì, quasi 19 anni, quindi la ricordo in pellicole passate, veramente ragazzina, quindi non avevo collegato le due persone. È successo qualcosa perché appunto Elisa Visari è una bravissima attrice, è stata protagonista di numerosi film di Muccino, anche diciamo ultimamente prima del lockdown, ed è stata protagonista, come spesso capita in questo periodo, di una diretta. In questa diretta è successo qualcosa di molto particolare. Guardiamo il video. Mi piacerebbe tantissimo doppiare, non so, un cartone animato, un film, qualcosa del genere. Bello, un cartone sarebbe bellissimo. Molto divertente. I cartoni sono carini, sono comunque una bella esperienza. Senti, sì, ma Giulia, sì, ma tra l'altro ho visto che tu sei appassionata anche di beauty, cioè... Eh sì, Elvira, è successo, Elisa è stata chiamata Giulia e la sua faccia, come avete potuto vedere, è stata fantastica, una statua di sale allibita, non ha replicato, ha preferito non replicare a questa gaffa dell'intervistatrice, però è stato un momento veramente fantastico. Per fortuna non è stato il fidanzato a chiamarla Giulia, perché insomma, se fosse stato così c'era qualche problemino di troppo. Può capitare, anche perché insomma, purtroppo è una caduta che si può avere, soprattutto perché insomma ci troviamo in una situazione molto simile a quella dell'anno scorso, in cui proprio Damante e Giulia trascorrevano la pandemia insieme, quindi c'è stato un cambio di persona, ma le dinamiche sono le stesse. E sicuramente insomma al momento vivono vite separate Giulia e Damante, però ci sono sempre delle frecciatine che vengono mandate e dei ricordi poi all'epoca passata. Credo che la Visari un poco senta il peso della Delellis, forse anche perché insomma sono due persone totalmente diverse dal punto di vista anche social. Loro si divertono molto insieme, Damante e la Visari, facendo, sai, TikTok, queste dirette, però non la vedo utilizzare questi social come li utilizza la Delellis. Egocentrica, diciamo. Sì, molto più insomma pulita, genuina da questo punto di vista. Sì, è molto molto giovane, ma è vero, forse proprio perché ha intrapreso una carriera lavorativa completamente diversa, quindi subito lanciata come attrice anche di grande spessore nel panorama cinematografico italiano, ovviamente ha un uso dei social completamente diverso, ma anche della relazione. Effettivamente sono stati paparazzati solo alcuni mesi dopo l'inizio della loro frequentazione, ci sono pochissime foto anche in rete, se non quelle che pubblicano ovviamente quando escono piuttosto che quando stanno insieme o in casa, quindi è veramente un modo diverso di vivere la relazione, però fatto sta che questo fantasma della Delellis è sempre presente. Sì, anche perché insomma tramite i social riemergono sempre questi video vecchi, soprattutto perché insomma ci sono molte fan che credono in questo ritorno di fiamma. È come se questi due ragazzi, la Delellis e Damante, insomma si continuino ad amare però a distanza, si pensa questa cosa. In realtà non è così, perché insomma le dinamiche sono cambiate, stanno con delle persone diverse, ma le fan non si arrendono.
È verissimo, pensi che questa storia d'amore possa durare, magari una persona diversa proprio per Damante, anche Damante poi un po' meno sotto i riflettori nell'ultimo periodo, ricordiamo che aveva intrapreso anche la carriera di DJ, la carriera musicale, di produttore, poi ovviamente con il lockdown e con il Covid, con i club chiusi e le discoteche chiuse, ha dovuto anche un po' rallentare quel ritmo. Ti dico la verità, la Visari la vedo una ragazza abbastanza matura, cosa che insomma non pensavo della Delellis, lo ammetto, però ho molta paura di Damante perché non lo vedo maturato da questo punto di vista, insomma è venuto fuori un quadro orrendo di Damante, soprattutto dopo il libro insomma della Delellis e poi queste notizie, queste interviste che sono state rilasciate che hanno mostrato poi questo lato tenebroso, quasi terribile di Damante. Non so se la Visari sia stata in grado effettivamente di cambiare, perché la sindrome da Croce Rossina c'è sempre nelle donne purtroppo, però c'è anche da dire che insomma ci troviamo in questo periodo storico, nel momento in cui lui ritornerà a fare il lavoro che ama, cosa accadrà, visto che starà molte ore, molti giorni lontano da casa? E anche tra la gente, la discoteca, quindi sai, un ambiente anche molto molto particolare, sicuramente poi non sarà stato neanche facile per Elisa prendersi il fardello di questa relazione passata, che comunque è stata costantemente, e come hai detto tu ancora tutt'oggi, sotto i riflettori, con la nomea poi data allo stesso Damante, quindi si è assunta una bella responsabilità, forse perché follemente innamorata. Potrebbe darsi, fatto sta che insomma da quando stanno insieme sono cambiati i meccanismi, Damante lo vedo molto meno attaccato ai social, lo vedo molto poco presente, si sanno anche poche cose della sua giornata, quando in realtà prima sapevamo a che ora si svegliava, a che ora mangiava, a che ora dormiva, a che ora usciva. Invece oggi ci troviamo di fronte magari ad un amore un pochino più maturo, potrebbe darsi che insomma la Visari sia riuscita ad indirizzare Damante verso la strada giusta. Sì, anche perché effettivamente è importante avere anche due percorsi lavorativi distinti, come ha detto anche nell'intervista, abbiamo sentito qualche secondo, le vuole assolutamente proseguire la sua carriera nel cinema, magari anche come doppiatrice di cartoni, quindi tanti progetti che sono molto lontani dal mondo dello spettacolo, che può essere semplicemente quello delle influencer o dei social. Fatto sta che comunque i social servono a queste persone per anche creare un contatto diretto con il pubblico, perché ovviamente ci troviamo in un mondo virtuale ormai, quindi tutto funziona in questo modo. Fatto sta che però insomma Damante al momento non è intervenuto su questa, non ha rilasciato nessun commento su questa intervista e credo sinceramente che poi successivamente ne abbiano riso insieme. Sì, perché... ma infatti è stata una cosa veramente molto simpatica. Parliamo ancora nel nostro ultimo argomento di coppie consolidate sulle quali io non avrei assolutamente scommesso. E parliamo di Clizia in Corbaia e Paolo Chavarro, che sono sempre più ormai, non dico neanche una coppia perché sono passati allo step successivo, perché pensano già a diventare una famiglia. Non devo dire la verità, non me l'aspettavo, perché insomma le dicerie su Clizia in Corbaia insomma fanno curriculum e fanno storia, perché insomma è stata l'ex del frontman delle Vibrazioni e da lì insomma ci sono stati parecchi commenti che sono stati fatti e su tradimenti e su incomprensioni caratteriali, però proprio al Grande Fratello dove si sono conosciuti sembra che insomma i due abbiano trovato il modo per poter comunicare. La vedo in Corbaia una ragazza molto matura che ha instaurato fin da subito un rapporto geniale con la madre del ragazzo, quindi insomma è stata furba perché si è addolcita la parte più importante della vita del ragazzo e poi è riuscita anche a mantenere questo rapporto nel corso del tempo, anche quando lui era ancora in casa. È vero, una mossa veramente molto astuta proprio per scrollarsi di dosso il suo passato e tutti i gossip al riguardo, parole forti un po' aiutate anche dalla situazione, come diciamo spesso, anche perché la stessa Clizia, che prima era a Milano, si è trasferita a Roma, guarda un po', per lavoro,
e quindi hanno avuto modo anche di andare a convivere. E da lì sono partiti una serie di progetti, ovviamente, dalla casa si passa a un progetto di vita insieme, perché no, anche un bebè per far compagnia alla piccola Nina avuta appunto dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina. E tu te l'aspettavi? Io no. Devo dire. Mi aspettavo proprio durassero, sinceramente, anche perché continuo a vedere lui perso. Lei che cavalca un po' quest'onda del toy boy, del ragazzo più giovane che sicuramente la ricoprirà di attenzioni, assolutamente opposto rispetto alla sua scorsa relazione. Quindi secondo me evidentemente lei vuole essere un po' quella che gestisce la relazione, quella che porta i pantaloni. Ha trovato l'uomo perfetto, perché poi bellissimo ragazzo, dolce, sensibile, quindi perché farselo sfuggire? Devo dire che condivido in pieno, insomma, lui lo vedo alla ricerca di una persona che possa sostituire in qualche modo la figura materna onnipresente, e credo che Clizia sia stata poi furbetta da questo punto di vista, perché essendo più grande ovviamente va a coprire un po' quei buchi lasciati anche da un rapporto difficile che insomma ha visto la separazione poi dei genitori, certo, di Chavarro, e sicuramente insomma è riuscita poi a toccare le corde giuste, perché al di là insomma dell'attrazione fisica, visto che stanno andando avanti, pare che insomma siano riusciti anche a trovare un equilibrio caratteriale. Lei, ormai è un anno che stanno insieme, sì, quindi già è parecchio. Lei la vedo molto fumantina, molto, sai, precisa, determinata. Lui invece lo vedo molto accomodante e ha la volontà soprattutto di portare avanti questo rapporto, quindi dubito un poco sulla personalità di Chavarro da questo punto di vista, perché soprattutto nel Grande Fratello non è venuto fuori. Sì, anche in casa da lì è partito tutto, ha gestito lei questa conoscenza rivoltandolo come un calzino, perché poi ha mentito clamorosamente più volte anche sulla sua età, quindi sulle frequentazioni, faceva un po' quello che gli diceva la testa. E lui batti l'occhio, c'è caduto. Esattamente, anche perché evidentemente anche lei è bellissima ragazza, ovviamente dal grande carattere, quindi perché no? Poi si vuole assumere anche questa grande responsabilità della famiglia allargata. Lui è molto giovane, quindi anche questa cosa non è da poco. Vabbè, diciamo che quando i bambini poi sono abbastanza grandi è molto semplice assumersi sono questa responsabilità. Sono più indipendenti, diciamo. Sì, perché comunque insomma, se il bambino ha ben chiaro chi è la mamma e chi è il papà, non andrà poi a creare delle sostituzioni nella sua testa, quindi insomma il suo ruolo è sempre molto marginale. Fatto sta che tutto quello che fa, al di là che nei confronti della bambina, lo fa nei confronti di Clizia, quindi tenta insomma di rientrare anche nelle sue grazie, perché sappiamo che quando una madre si avvicina ad un altro uomo, insomma, ha bisogno di avere accanto una persona che sia in grado di gestire questa situazione. Però mi auguro che insomma lui riesca anche ad avere un rapporto con Sarcina, poi, perché è comunque il padre della piccola. Certo, sarebbe molto importante. Noi ovviamente guarderemo tutto ciò che accadrà sul mondo dei social, ma non solo, e che riguarda questo amore. Chissà se durerà, non durerà, nascerà un bebè, chissà vedremo. Chissà, nel caso ve l'abbiamo detto, quindi. Quindi mettiamo anche noi le mani avanti sin da subito. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira Vigliano. Grazie Alessia. E vi diamo appuntamento come sempre a domani con Gossip Mania. Buon pomeriggio.